prendiamo quindi dall'HCCP dall'autocontrollo. Sarò molto veloce visto che diciamo, è un argomento che già avete affrontato ieri. Quindi, ricapitolando, quindi l'HCCP non è nient'altro che il sistema che ci consente di applicare l'autocontrollo ed è anche lo strumento attraverso il quale gli operatori del sistema alimentare raggiungono quindi un elevato livello di sicurezza alimentare. Quindi, appunto, la finalità, l'obiettivo principale è quello di prevenire qualsiasi causa di non conformità prima che queste si verificano e quindi mettere, diciamo, prevedere anche le azioni correttive da adottare per ridurre questi rischi. Per esempio, ritornando sempre al latte, un'azione preventiva può essere quella quindi di sanificare la mungitrice prima che effettuiamo la mungitura, quindi un'operazione molto semplice. Oppure spesso è previsto sempre di disinfettare la mammella della vacca, per esempio con diciamo, semplicemente un tovagliolo imbevuto di acqua ossigenata e così via. E quindi l'autocontrollo aziendale garantisce appunto l'igiene della produzione e quindi che sia affidata al titolare anche mediante l'esecuzione di controlli prestabiliti. Mentre compete poi agli organi ispettivi quindi valutare che quindi tutto ciò venga applicato nel modo adeguato, quindi i NAS, l'ASL e così via. Quindi diciamo giusto due parole appunto sugli organi ispettivi e sulle modalità di controllo. Come diciamo, quindi il regolamento che prevede ciò è il regolamento 882 del 2004 relativo proprio ai controlli ufficiali in materia di alimenti e di mangimi e quindi anche sulla salute e sul benessere degli animali. Quindi cosa dice questo regolamento comunitario? Prevede innanzitutto che i controlli devono essere programmati, quindi l'ASL e gli altri organi di controllo hanno un programma di attuazione di questi controlli in base alla valutazione del rischio. Quindi prima si facevano diciamo, dei controlli programmati diciamo, in base al tempo magari, quindi ogni settimana, ogni 15 giorni, ogni mese, mentre ora diciamo, sono programmati in funzione in realtà del rischio che si vuole andare a valutare. Questo consente quindi anche un risparmio anche diciamo, economico di risorse e di tempo da parte dei controllori. Devono essere integrati, quindi praticamente devono riguardare tutta la filiera, come dicevamo, quindi così come l'autocontrollo deve riguardare tutta la filiera dalla produzione primaria fino ad arrivare diciamo, sulla tavola del consumatore, anche i controlli vengono effettuati appunto sia dalla produzione primaria, tutti i vari passaggi, i trasporti, il magazzinaggio, la trasformazione fino al rivenditore finale. Diciamo in Italia è affidato appunto all'ASL, quindi anche al Ministero della Salute diciamo, attraverso i suoi vari organi come appunto il gruppo dei NAS, quindi un gruppo dei carabinieri, spesso intervengono anche il NOE, quindi quelli dedicati diciamo, al gruppo alla protezione ambientale e così via. Quindi appunto sono finalizzate all'accertamento di conformità o meno alla normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi del benessere animali. Anche qui si applica il principio della sicurezza che va dai appunto, come abbiamo detto, dai campi alla tavola e vengono appunto, come dicevamo, effettuati controlli anche sul benessere animale, ovvero che gli animali quindi vengono mantenuti in determinate condizioni di salute, di igiene e di benessere. E quindi, dicevamo, appunto, riguardano anche i macelli, l'industria di trasformazione, tutte le fasi di commercializzazione e di somministrazione, quindi anche il ristoratore e il semplice dettagliante locale. Come dicevamo, appunto, sono effettuati periodicamente in base alla valutazione dei rischi, quindi relativi alla tipologia di aziende, allo storico di ogni azienda, quindi in realtà c'è un sistema informatizzato che valuta anche la probabilità che un certo rischio si può verificare rispetto a un altro, per cui se un rischio è più probabile rispetto a un altro un determinato periodo dell'anno, vengono effettuati dei controlli mirati su quel determinato tipo di rischio. Ovviamente sono effettuati senza preavviso, quindi e vengono effettuati anche degli audit, dove per audit si intende diciamo, un controllo generalizzato dell'azienda e diciamo, di tutte le varie fasi di trasformazione. Quindi appunto, tra questi viene valutato anche il piano di autocontrollo.
controllo il piano HCCP. Riguarda quindi anche, diciamo, non solo l'azienda intesa come locale di trasformazione, ma anche tutti i locali, gli uffici, le attrezzature, i macchinari installati, i furgoni con i quali vengono effettuati i trasporti, quindi tutto ciò che ha a che fare col sistema produttivo. Possono essere controllate sia le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti utilizzati. Vi faccio un esempio: a Napoli c'è il famoso caffè Gambrinus, piazza del Plebiscito, dove un caffè costa l'ira di Dio, e un giorno l'ASL decise di prelevare, diciamo, delle tazzine per fare delle analisi, diciamo, sulle tazzine. Il proprietario di questo bar, diciamo, si arrabbiò un po', perché quelle tazzine vende anche le tazzine con il logo Gambrinus a prezzi spropositati, per cui diceva: tu mi stai facendo un danno economico, e quindi si ribellò, ma ci aveva torto in realtà, perché l'organo competente, in questo caso l'ASL, diciamo, come ci dice la legge, può prelevare anche dei materiali utilizzati durante la trasformazione per fare i dovuti controlli. Quindi in quel caso l'ASL poteva prelevare anche la tazzina. Può prelevare anche il prodotto semilavorato, il prodotto finito, per fare le analisi. Quindi non soltanto il prodotto finito, ma appunto anche i vari ingredienti. Perché, come dicevamo, l'operatore del sistema alimentare, del settore alimentare, è responsabile anche delle materie prime che acquista. Quindi, quando acquista una materia prima, è responsabile anche della salubrità della materia prima. Diciamo, non può, anche in questo caso la legge non ammette ignoranza. Se io compro una farina contaminata e produco pasta, ovviamente anche essa sarà magari contaminata, io sono responsabile anche delle farine che ho acquistato, quindi sono tenuto a controllare anche che la materia prima che acquisto sia salubre e quindi sicura. E quindi in quel caso poi, diciamo, i responsabili saranno due: chi ha utilizzato la farina e chi me l'ha venduta, chi l'ha prodotta. Quindi ognuno è responsabile di quello che fa lui, ma anche di quello, diciamo, delle materie prime che acquista. Quindi ovviamente può controllare i materiali utilizzati per la pulizia, per la manutenzione, anche gli antiparassitari. E in più l'organo controllore, oltre a tutto ciò, può controllare anche l'etichettatura, la presentazione, che sono, diciamo, estremamente importanti sempre per dare al consumatore finale il maggior numero di informazioni possibili sul prodotto che va ad acquistare. Anche, diciamo, per quanto riguarda l'etichettatura e la presentazione, non fanno parte del pacchetto igiene, diciamo, di questi regolamenti, ma sono dei regolamenti specifici dedicati sia per quanto riguarda l'etichettatura e la presentazione in generale dei vari prodotti alimentari, ma ci sono anche dei regolamenti specifici per ogni tipo di prodotto. Quindi, come dicevamo, vanno a valutare, oltre al piano HACCP, anche le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, e quindi vanno a valutare tutte anche, diciamo, valutare anche il quaderno di campagna, quindi tutte le registrazioni che sono state effettuate. Va a valutare anche in realtà la formazione del personale, quindi è autorizzato anche a valutare se il personale che abbiamo in azienda è idoneo a svolgere il lavoro che sta svolgendo. Può effettuare, diciamo, delle analisi con gli strumenti propri, oppure può valutare le analisi effettuate, diciamo, da laboratori esterni, quindi può mettere in pratica qualsiasi attività con l'obiettivo, ovviamente, quello di valutare se è stato rispettato quanto previsto da questi regolamenti. Abbiamo concluso, diciamo, questa parte della normativa. Vorrei farvi vedere, diciamo, un manuale di corretta prassi igienica. Che, come avevo detto prima, i manuali di corretta prassi igienica sono diciamo, uno strumento che lo Stato membro mette a disposizione agli operatori per facilitare il compito dell'autocontrollo. E come abbiamo detto, il regolamento 178 ha previsto, appunto, per gli Stati membri l'obbligo di realizzare questi manuali di corretta prassi igienica. Andiamo a valutare, per esempio, questo preso in considerazione, avendo parlato molto di produzione primaria, come sembra, diciamo, sia di vostro interesse, un manuale di corretta prassi igienica per le aziende agricole. Questo è stato redatto dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Questo è un documento composto da 156 pagine, abbastanza semplice da leggere, da studiare, ma anche molto completo. Come vedete, come abbiamo detto prima, l'articolo 7.8 del regolamento comunitario 852, il regolamento 852 del 2004,
prevede appunto l'attuazione, la realizzazione di questi manuali di corretta prassi igienica da realizzare, diciamo, da ogni Stato membro. Vediamo un po', diamo un'occhiata all'indice. Dall'indice possiamo vedere appunto come c'è una parte descrittiva, quindi che ci descrive quali sono i pericoli fisici, chimici e biologici che sono presenti in un'azienda, che possono essere presenti in un'azienda agricola. Per esempio appunto i contaminanti ambientali, diossine e metalli pesanti, l'utilizzo di fitofarmaci nelle coltivazioni, dei farmaci veterinari negli allevamenti, la contaminazione da grasso, materiale lubrificante ed altri rifiuti pericolosi, la contaminazione da micotossine e dei detergenti, perché spesso non ci rendiamo conto, ma anche quando andiamo a fare un'operazione di disinfezione, se non è stata fatta in modo adeguato, il residuo di detergente che può restare sull'attrezzatura può comportare un pericolo chimico per l'alimento che andiamo a mettere magari in quella determinata attrezzatura. Per cui spesso i manuali di corretta prassi igienica danno anche indicazioni di come vanno effettuate le sanificazioni e le disinfezioni. E quindi poi prende in considerazione anche pericoli biologici come le zoonosi, quindi la distruzione delle carcasse di bovini morti e altre malattie. Al capitolo 2 questo manuale prende in considerazione le varie problematiche legate alle concimazioni, quindi i pericoli derivanti dalle deiezioni animali, perché spesso appunto in agricoltura si utilizzano come ammendante, come concimante appunto le deiezioni animali. Queste però sono sì molto utili all'agricoltore, spesso hanno dei costi molto bassi, magari ci c'è anche un allevamento, però bisogna considerare anche i pericoli legati a queste deiezioni, perché se l'animale è ammalato e non ce ne rendiamo conto, quella concimazione effettuata con quelle deiezioni animali possono trasferire il patogeno sugli alimenti, e in maggior ragione per gli ortaggi, quindi che sono a stretto contatto col terreno. Così come il pericolo dovuto alle concimazioni azotate su alcune colture, oltre che appunto l'azoto se utilizzato in eccesso da origine inquinamento delle falde per di lavamento. Quindi il terzo capitolo ci analizza il controllo degli animali infestanti, quindi la disinfestazione e la deratizzazione che comunque va fatta in determinate modalità e quindi ha, come dicevamo, anche l'utilizzo dell'acqua per irrigare i fondi e per avvelenare gli animali, perché come dicevamo anche in questo caso, se l'acqua è contaminata è un veicolo che può appunto trasferire queste malattie, questi pericoli sia all'animale che magari alla produzione primaria. C'è un capitolo sul benessere degli animali e quindi sull'igiene e la pulizia. Quindi, come dicevo, questo manuale è fatto molto bene anche perché ci dà delle informazioni di come bisogna agire per garantire il massimo livello di igiene e di pulizia sia delle produzioni vegetali che delle zootecniche. E vedete, siccome è appunto un alimento molto delicato anche sulla produzione del latte, quindi gli ha dedicato un intero paragrafo. I mangimi, e quindi ci dà anche informazioni sull'igiene e sulla formazione del personale. Ci dà delle indicazioni su come effettuare la rintracciabilità e la tenuta delle le registrazioni. Abbiamo visto, già ne abbiamo analizzate, la registrazione più importante per la produzione agricola è sicuramente quella del quaderno di campagna. E ci dà anche degli esempi di schede da compilare. Facciamo una cosa veloce, quindi questa è una premessa. Andiamo a vedere per esempio il capitolo prima, quali sono i tipi di pericoli. Come vedete esistono pericoli di tipo chimico, di tipo fisico, di micro e di tipo biologico. Per esempio un pericolo fisico, fa degli esempi, per un'azienda agricola che può produrre per esempio granaglie, può essere la presenza di polvere, terra, pietra, pezzi di vetro, di plastica all'interno della granaglia. Per cui se vendo i miei cereali devo mettere in piedi un sistema che mi va a valutare la presenza di questo materiale che deve essere appunto ovviamente allontanato magari anche con una semplice cernita allontanare queste possibilità di contaminanti di tipo fisico. Quindi fare degli esempi pratici e magari non può pensarci, per esempio negli animali da carne possono esserci degli aghi rotti che sono rimasti nella carne stessa. È un caso un po' particolare, però è così. Ovviamente i pericoli chimici più importanti sono quelli dedicati ai fertilizzanti e ai farmaci veterinari, quindi per esempio se
se è stato somministrato un farmaco veterinario all'animale e non è stato rispettato il tempo in cui diciamo, questo farmaco sparisca dalla circolazione del sangue diciamo, dell'animale, e se si macella un animale troppo presto, questi farmaci possono restare nella carne. I fertilizzanti la stessa cosa, quindi un eccesso di fertilizzanti o la loro utilizzo non idoneo può comportare residui negli alimenti stessi oltre il limite di legge, come diciamo quindi la detersione e la disinfezione. Questo manuale in pratica ci parla anche del corretto utilizzo e smaltimento dei carburanti e dei lubrificanti che comunque sono una fonte di inquinamento. Quindi per quanto riguarda i contaminanti ambientali, ci parla quindi delle diossine, dei metalli pesanti, come diciamo prima, sì, il rame è un prodotto, l'unico prodotto consentito in agricoltura biologica, però va utilizzato con parsimone perché comunque è un metallo pesante, quindi è inquinante. Quindi diciamo, il manuale di corretta prassi igienica, per quanto riguarda l'utilizzo dei fitosanitari, ma anche dei concimi, dà dei consigli anche pratici, quindi consiglia per esempio l'avvicinamento delle colture, la scelta varietale, quindi di varietà magari più resistenti, in modo da poter ridurre stesso l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. E consiglia di effettuare il monitoraggio sia delle condizioni climatiche che dei parassiti. Per esempio nei vigneti si sta diffondendo molto la tignoletta della vite, che, diciamo, che è questo lepidottero che depone le uova sull'acino e poi la schiusura, diciamo, le permette di bucare l'acino provocando marciume. E i manuali di corretta prassi igienica consigliano di prima di effettuare un trattamento, che è comunque un insetticida contro questi lepidotteri, di installare delle trappole di monitoraggio, che sono delle semplici trappole a feromoni che diciamo, ci servono a valutare la quantità diciamo, di infestazione, per cui se non si raggiunge una soglia minima di intervento è più conveniente sia economicamente che per la salute avere una certa percentuale di danno e non effettuare un trattamento con questi insetticidi, che ovviamente vanno a distruggere oltre che l'insetto nocivo anche gli insetti buoni che abbiamo in vigna. Quindi, come dicevamo prima, di ogni fitosanitario va valutato il settore di impiego, quindi su quale coltura può essere utilizzata, le dosi, le epoche di impiego e i tempi di carenza. Andiamo molto veloce perché appunto sono tutte informazioni che più o meno già ci siamo dette, giusto per valutare come è fatto un manuale. Per esempio è importante per quanto riguarda l'utilizzo dei fitosanitari anche adottare i cosiddetti dispositivi di protezione individuale, quindi mascherine, tute e cose varie, ed anche garantire la corretta manutenzione e la regolazione delle attrezzature. È diventato obbligatorio da alcuni anni, e lo sarà sempre di più, la cosiddetta il controllo funzionale delle macchine erroratrici, perché avere una macchina erroratrice che lavora bene è garanzia sia di minor spreco di prodotti fitosanitari, ma anche di controllo delle dosi effettivamente impiegate in campo, che ovviamente di evitare inquinamento ambientale inutile. Come dicevo, quindi, per quanto riguarda i trattamenti fitosanitari, è estremamente importante il registro dei trattamenti e il quaderno di campagna per poter valutare come sono state utilizzate questi prodotti. Ci dice anche che appunto, i singoli trattamenti in realtà devono essere registrati entro 30 giorni dalla loro esecuzione. Il mio consiglio è di registrarli prima possibile per non avere perdite di informazioni e di dati. In realtà nel registro dei trattamenti vanno registrati anche i trattamenti effettuati non solo in campo ma anche sulle derrate alimentari, perché ci sono alcuni trattamenti che vengono fatti post raccolta e quindi questi trattamenti sono ancora più delicati, più pericolosi, perché andiamo a fare un trattamento su magari un frutto che è stato già raccolto, per cui siamo pronto quasi per essere consumato, perché questi trattamenti sono ancora più delicati e diciamo anche pericolosi. Idem per i farmaci veterinari, cioè nel senso bisogna valutare appunto quasi siamo tempo di sospensione del farmaco, quindi prima della macerazione e così via, quindi sono le stesse cose che abbiamo visto per la produzione primaria di vegetali. Sì, qua valuta anche in realtà la contaminazione da grasso o da altri materiali lubrificanti. Immaginiamo che nelle aziende di trasformazione sono delle attrezzature che ovviamente hanno degli organi in movimento che vanno lubrificati, quindi
ci dà anche dei consigli su come evitare che questo grasso, anche se detto alimentare, possa andare a contatto con gli alimenti e come vanno smaltiti, come ad esempio gli oli esausti e così via. Questo che, se vi interessa, poi posso passare il file, vabbè, comunque lo trovate facilmente su internet. Così. Come dicevo prima, ci dà consigli su come effettuare le disinfezioni e le detersioni sia dei locali che delle attrezzature, e quindi consiglia anche i diversi tipi di detergenti. Per esempio, i detergenti acidi vanno utilizzati per la rimozione delle incrostazioni inorganiche, mentre i detergenti alcalini o con composti di detenzi attivi sono utilizzati per la rimozione dello sporco organico. Solitamente come viene fatta la detersione? Solitamente si agisce innanzitutto prima con l'acqua, poi appunto valutando il tipo di sporco, se di natura organica o di natura inorganica, va fatto un secondo trattamento con detergente alcalino oppure acido, si fa di nuovo un passaggio con l'acqua e poi con una sostanza in grado di eliminare, diciamo, la precedente. Per esempio, facciamo un caso pratico, nel lavaggio dei serbatoi del vino solitamente c'è residuo di cristalli di acido tartarico, quindi per togliere una sostanza acida dobbiamo utilizzare una sostanza base. Solitamente si usa la soda, quindi si fa un passaggio con l'acqua, poi si fa un passaggio con la soda che ci elimina, diciamo, l'acido tartarico cristallizzato. Di nuovo un passaggio con l'acqua, adesso dobbiamo eliminare i residui di soda che sono pericolosi, quindi se vanno a contaminare il prodotto da mettere nel serbatoio. Per cui si fa un passaggio con l'acido citrico. Quindi l'acido citrico va a neutralizzare la soda e poi si fa di nuovo un passaggio con l'acqua. Quindi facendo questi diversi passaggi abbiamo garantito che il serbatoio è stato sì pulito, ma è stato anche ripulito poi da eventuali residui di sostanze detergenti. Vedete qui l'asportazione del brasso grossolano, risciacquo, applicazione del detergente e quindi nuovamente un risciacquo finale. Ci parla, diciamo, anche di quali sono i possibili detergenti utilizzabili, acqua ossigenata, acido peracetico, sali quaternari di ammonio e così via. Qui ci parla quindi. Solitamente si utilizza, diciamo, sì, diciamo, a base di cloro, per cui è comunque una sostanza disinfettante, si possono utilizzare. È sempre consigliabile poi fare, diciamo, diversi risciacqui per portare via tutti i vari residui. Quindi ci parla delle zoonosi più pericolosi, quindi anche quelle che prevedono poi l'abbattimento spesso dell'animale che va distrutto, e quindi anche i vari salmonellosi, Escherichia coli, che sono dei batteri molto pericolosi per la salute umana anche, oltre che per l'animale. Quindi questo manuale, diciamo, ci dà anche delle piccole informazioni sui possibili patogeni che possiamo trovare, diciamo, nelle nostre produzioni di produzione primaria, appunto. Come dicevo, c'è anche un capitolo specifico per le concimazioni. Appunto, come dicevo, le deiezioni animali come concimazione organica possono comportare, diciamo, dei pericoli molto importanti perché appunto possono essere contaminate da salmonella, Escherichia coli, listeria, che sono dei patogeni molto pericolosi per la salute, per cui vanno adoperati diciamo, prestando appunto, attenzione. Soprattutto anche i liquami spesso vengono utilizzati, che sono appunto utilizzati in un orto, chiamiamolo così, dove c'è il prodotto quasi in fase di maturazione, possono essere pericolosi perché non diamo il tempo, diciamo, che il batterio, diciamo, può riportarsi, può ritrovarsi sul frutto, sull'ortaggio che andiamo a commercializzare. Sì.
vedete anche per... Dicevo anche per l'utilizzo delle acque, sì, come diciamo, quelle dei, diciamo, dei reflui diciamo, della produzione zootecnica, sono previste diciamo, delle indicazioni. Per esempio nel caso di prelievo da pozzi o laghetti di raccolta di acqua piovana, nel caso di produzione orticola, che come dicevo è la produzione più sensibile diciamo, a questi tipi di problematiche, sarebbe opportuno inizialmente fare un'analisi di laboratorio. E ci dà anche diciamo, riferimento normativo, ovvero che l'analisi del laboratorio deve attenersi a quanto prescritto dal decreto ministeriale 185 del 2003, che quindi ci dà una serie di, diciamo, di popolazioni microbiche massime che devono avere queste acque per poter essere utilizzate. Ci dà anche delle informazioni, diciamo, questo manuale dei consigli proprio operativi, quindi di conservare in caso di prelievo da pozzo la concessione di derivazione dell'acqua ad uso irriguo, quindi ovviamente questo non, questa indicazione non ci serve per garantire la sicurezza, ma ci serve per garantire tutto quel processo, dicevamo prima, di tracciabilità delle documentazioni che siamo tenuti a conservare. Diciamo. Ci dà anche diciamo, delle informazioni diciamo, di tipo pratico, per esempio per le lattifere con produzione di 5-30 kg al giorno di latte, il consumo pro capite di acqua è di 70 kg al giorno, in condizioni di benessere termico, per cui ti dà anche dei consigli pratici su quanta acqua dare da bere ai nostri capi. Siamo sempre molto veloce. Quindi questo è un capitolo sul benessere animale. Quindi consiglio di fare anche diciamo, di garantire determinati ricambi d'aria, sempre appunto diciamo, per il benessere animale, che la pavimentazione non sia sdrucciolevole, quindi per evitare che l'animale possa farsi male. I recinti, le strutture di contenimento devono essere fatte in modo da non arrecare danno all'animale stesso, garantire un'adeguata illuminazione oltre che aereazione, al riparo dagli intemperi e così via. Quindi si consiglia comunque effettuare un'ispezione al giorno agli animali per valutare appunto il loro stato di benessere. Quindi diciamo, questi manuali sono molto importanti perché oltre diciamo, come dicevamo prima, a darci indicazioni sulle cose da mettere in atto per la sicurezza alimentare, ci dà anche dei consigli pratici che sono comunque molto utili. Quindi informazioni sulla pulizia delle attrezzature, per esempio in questa immagine vedete che non è consentito assolutamente sversare a terra magari i prodotti fitosanitari avanzati dal trattamento. Idem per la pulizia delle stalle e così via. Vedete, qua ci sono per esempio delle indicazioni dei parametri che dicevo prima per il latte di vacca crudo, cioè il tenore in germi a 30 gradi deve essere inferiore a 100.000 unità per millilitro, quindi questo è un parametro dettato dalla legge, il tenore di cellule automatiche deve essere inferiore a 400.000 e così via. Quindi se non vengono rispettati questi parametri diciamo, non possiamo utilizzare diciamo, il latte per lo scopo, diciamo, quello di venderlo come tal quale. Ovviamente non devono contenere residui di antibiotici, comunque secondo quanto previsto da questo regolamento comunitario 2377 del 90, quindi è anche importante questo manuale perché ci dà dei riferimenti di legge che noi ci possiamo andare poi a studiare approfonditamente in caso per caso. Idem quindi sui mangimi, che abbiamo detto sono anch'essi presi in considerazione dai vari regolamenti del pacchetto igiene e così via, perché anche i mangimi possono essere contaminati e quindi di conseguenza contaminare i nostri animali, contaminare il latte oppure la carne, che è il prodotto diciamo, che più ci interessa. Quindi in questo caso andremo a fare una contaminazione a nostra insaputa, per cui anche i mangimi vanno ben controllati, ben stoccati per evitare che si sviluppino muffe e cose varie. L'igiene e l'informazione del personale, come dicevamo prima, il personale deve essere sempre autorizzato, deve fare i
diversi corsi, ma va anche e soprattutto istruito all'igiene personale, quindi a come deve essere appunto consapevole e responsabile, quindi delle operazioni che va ad effettuare. Informo quindi ci dà delle indicazioni su come va effettuata la rintracciabilità, quindi l'operatore deve registrare gli acquisti delle sostanze alimentari, mangimi, foraggi e quindi, come dicevamo prima, essere in grado di registrare i propri fornitori conservare ed eventualmente fornire alle autorità competenti informazioni sui beni, quindi natura, quantità e data di acquisto. Quindi questo per la rintracciabilità a monte, idem per la rintracciabilità a valle. Quindi appunto la tenuta delle registrazioni, come dicevamo prima, quindi il quaderno di campagna e tutte le altre informazioni che dobbiamo registrare. Anche qui per esempio c'è un esempio di schema delle non conformità, perché vanno registrate anche le eventuali non conformità, quindi indicando la data. Quindi per esempio, facendo sempre il caso del latte, oggi valuto che grazie all'analisi che il mio latte non è conforme perché supera il livello microbico, quindi qua vado a scrivere carica microbica eccedente il parametro di legge, azione correttiva intrapresa, vado a scrivere il latte lo destino alla sterilizzazione, firma e note. Quindi come dicevo prima, sono delle schede molto semplici da compilare, perché ovviamente tutte queste cose sono un'incompensa per l'operatore sanitario, per cui devono essere anche facili da compilare e facili anche da interpretare dall'eventuale controllore. Questo per esempio appunto il quaderno di campagna, come abbiamo visto prima, il registro dei trattamenti, che sono quindi molto facili da compilare. Quindi qui invece ci sono queste schede che anche questo è molto intuitivo. Per esempio, per la difesa delle piante è importante che gli addetti abbiano la padronanza, la competenza, la conoscenza degli strumenti per un corretto uso dei fitofarmaci, per cui tra le evidenze aziendali, quindi tra le cose che ci dimostrano che sia rispettata questa cosa, quindi il possesso del patentino fitosanitario, il possesso delle fatture di acquisto, il registro dei trattamenti e la scheda tecnica del prodotto. Quindi se noi abbiamo queste informazioni, in un certo modo dimostriamo che abbiamo il requisito, quindi che siamo degli addetti con una buona padronanza e una buona competenza della materia. Esatto. Dobbiamo farci trovare almeno puliti quando viene il controllo. Vabbè, niente, quindi queste sono delle schede riassuntive che sono di facile interpretazione, che vanno a completare questo manuale di corretta prassi igienica per sistema agricolo. Qui fa dei richiami all'HACCP, giusto come informazione. C'è anche un esempio di piano di HACCP per settore agricolo. Vediamo. Analizziamone qualcuno. Per difesa delle piante orticole e ortofrutticole. Allora, cosa ci dice? Che quindi, secondo questo piano HACCP, la fase critica è la difesa delle piante orticole e frutticole, penso che ne abbiamo tutti ben presenti. Il pericolo ovviamente di che natura è? È un pericolo di natura chimica, perché appunto possiamo avere dei residui di fitofarmaci sul prodotto. Quindi, secondo il nostro HACCP, quali sono le misure preventive che possiamo adottare? Quindi, anche qui, come abbiamo più volte detto, è importante che gli addetti abbiano la padronanza, la competenza, la conoscenza degli strumenti per un corretto uso di fitofarmaci, e già questo è un buon requisito, perché partiamo con il piede giusto, come si suol dire. Poi occorre molta attenzione nella conservazione di tali prodotti pericolosi, quindi ci sono dei locali, degli armadi appositi per lo stoccaggio dei fitosanitari, e la modalità di impiego dei prodotti. Tra le modalità di impiego, cosa è importante andare a valutare? Andare a valutare il rispetto delle specifiche riportate in etichette, come dicevamo prima è possibile utilizzarli solo su determinati prodotti, l'ammissibilità quindi dei prodotti su quella coltura da trattare, la dotazione di dispositivi di produzione individuale, e la corretta modalità di manipolazione e distribuzione, e quindi rispettare i tempi di rientro, i tempi di carenza e così via. Quindi questo possiamo considerarlo come un punto critico di controllo, perché è un'operazione che possiamo controllare e possiamo mettere in atto delle misure per evitare il pericolo. Il monitoraggio in cosa consiste? Consiste semplicemente nel controllare le informazioni inserite nel registro dei trattamenti,
Quindi, come dicevamo prima, se c'è un operatore che fa il trattamento ma che non è il titolare dell'azienda, il titolare dell'azienda deve andare a valutare semplicemente che il registro sia stato compilato, semplicemente tra virgolette, nel senso che sia stato compilato in modo corretto, e quindi va a valutare se c'è una non conformità. Quindi la verifica che può essere fatta è quindi il controllo dei residui mediante un'analisi di laboratorio, ovviamente, e la frequenza, diciamo è molto delimitata o dal buon senso dell'agricoltore, ma spesso per chi fornisce a cooperative è imposto anche dalle cooperative stesse, secondo un contratto di qualità, che magari obbligano a fare un'analisi una volta al mese, una volta ogni 2 mesi e così via. Nel caso, quindi, qual è l'azione correttiva prevista? Nel caso un prodotto risulti essere contaminato da sostanze chimiche pericolose, sicuramente va fatto il ritiro del prodotto, oppure ritardare la consegna in attesa di successive analisi, o che magari ritardare, se ce ne accorgiamo prima della raccolta, ritardare la raccolta in modo che venga rispettato il tempo di carenza. E quindi un'altra volta ripetiamo che le registrazioni sono appunto il patentino, le fatture, tutti i documenti che appunto il controllore deve trovare, deve ritrovare in azienda. Vediamo quella del latte, che pure l'abbiamo analizzata diverse volte. Quindi il latte, ovviamente, il pericolo principale è, oltre che ad essere chimico, quindi il residuo di prodotti sanificanti, di farmaci veterinari, c'è un pericolo di tipo biologico, quello quindi della proliferazione batterica al di fuori dei limiti di legge. Quindi come si può prevenire? Quindi attuando un piano di sanificazione adeguato, quindi anche del serbatoio di stoccaggio del latte, anche della mungitrice, abbiamo detto, dei locali e delle attrezzature varie utilizzate, e anche avendo a disposizione dei sistemi di controllo della temperatura, per esempio refrigerando la cisterna del latte, ritardiamo quindi la fase di sviluppo e di crescita dei batteri, oltre che un'idonea manutenzione del locale e delle attrezzature stesse. Quindi quali sono il tipo di monitoraggio che possiamo fare? Quindi appunto il controllo dello stato di pulizia del locale e delle attrezzature. Quindi per fare questo tipo di controllo è sufficiente che in azienda ci sia una scheda dove viene riportato la data e il controllo effettuato. Quindi semplicemente una scheda dove sta scritto, per esempio, 10 luglio effettuato il controllo della pulizia della sala mungitura, e quindi con la semplice firma. Questa è semplicemente un'operazione che ci dimostra che abbiamo messo in atto questa fase di monitoraggio del pericolo che stiamo analizzando. Oppure andando appunto a leggere le temperature dei termometri del serbatoio refrigerato, perché se noi impostiamo la temperatura a 5 gradi, per esempio, vicino al termometro abbiamo scritto 10, vuol dire che l'impianto non sta funzionando, quindi l'unico modo per renderci conto che l'impianto non sta funzionando è andando a leggere le temperature. Qua c'è da, per esempio, anche per quanto riguarda la temperatura, dei consigli sulle temperature da andare a leggere, cioè se è inferiore o uguale a 8 gradi per la raccolta giornaliera, e deve essere inferiore a 6 gradi per la raccolta non giornaliera, per cui questi sono i parametri da impostare sul nostro refrigeratore. La verifica quale può essere? Che effettivamente dobbiamo essere sicuri che il termometro funzioni, per cui tra le varie operazioni che possiamo fare di verifica è quello della taratura dei termometri. Quindi il caso non funzioni, come azione correttiva ci rendiamo conto che il termometro non funziona, va registrata questa non conformità sulla scheda dell'HCCP, e quindi semplicemente tarare o sostituire il termometro. Quindi come facciamo a dimostrare che abbiamo tarato o sostituito il termometro? Quindi la taratura la dimostriamo con un certificato di taratura e la sostituzione con la fattura di acquisto di un nuovo termometro che abbiamo sostituito. Quindi anche qui, tra le varie registrazioni, vanno registrati i documenti di acquisto, quindi la scheda di taratura, e una scheda di controllo dove riportiamo giornalmente le temperature che siamo andati a leggere. Quindi come vedete l'importante è che tutto sia molto semplice e chiaro da riportare, non è un'operazione così incombente per l'operatore. Abbiamo finito, se avete qualche domanda sono a vostra disposizione. Poi è chiarissimo, molto poco chiaro, spero di tutto chiarissimo. Il fatto che sia comunque un autocontrollo, no?
Sì. Per esempio nel caso del frigorifero. Sì. Allora io dichiaro che il mio frigorifero è a una temperatura superiore. Questo mi obbliga a distruggere il prodotto, suppongo, se si tratta, che ne so, di latte, di formaggi freschi. Sì. Io lo devo distruggere perché comunque... O distruggere o applicare un'azione, okay, correttiva. Un'azione correttiva. Però io credo che non lo faccia nessuno. No, infatti... Cioè io ho visto prendere schede di frigoriferi una volta al mese e firmare tutti i giorni. Controllo, sì, controllo, controllo. Purtroppo. Si fa così poi nella pratica. Purtroppo quindi... succede così. Perciò dicevo, è importante la formazione dell'operatore, perché deve avere la coscienza che appunto prendendosi la briga di andare a leggere tutte le sere, perché poi è anche una questione di abitudini, di andare a leggere tutte le sere dal frigorifero non è una cosa così complicata da fare. Quindi se lo facesse sarebbe più tranquillo anche lui, perché può succedere che quell'alimento conservato in quel frigorifero un giorno può far male a qualcuno e quindi quel qualcuno si può rivalere sull'operatore stesso, per cui anche suo interesse applicare il sistema di autocontrollo. Vabbè, ma se si rivale sull'operatore che però ha compilato una scheda che dice che quel frigorifero ha la temperatura conforme al suo piano, sì, di purtroppo HACCP, non si risale lui... al problema. Perché secondo le carte è tutto a posto, e questo è il problema grosso. È un po', penso, anche la questione delle materie prime, che uno dovrebbe controllare le materie, esatto, prime che compra, però se sui documenti, diciamo, di quelle materie prime ci sono delle analisi. Si richiede al fornitore di materie prime il certificato di analisi, che non sappiamo se fa riferimento a quella partita, o un certificato di, diciamo, di autodichiarazione che fa l'HACCP, per cui diciamo, tra virgolette, ci togliamo dai guai. Però effettivamente il prodotto, cioè, può avere un pericolo ed è qui che, diciamo, subentra, diciamo, l'importanza dei controlli, e quindi che devono essere fatti in modo adeguato. Sì, sì, ci sono controlli a campione? Controlli a campione che solitamente vengono, ogni organo, l'ASL e NEAS, si gestiscono, diciamo, in modo diverso. Solitamente questi controlli a campione vengono fatti sorteggiando le aziende mai controllate fino ad ora, ma sorteggiando anche una percentuale di aziende già controllate, in modo che se sono stato già controllato non devo dormire tranquillo che non vengo più ricontrollato, perché solitamente c'è una percentuale variabile di aziende, nuove aziende già controllate nell'ultimo periodo. In caso qui però di problema sanitario, per esperienze indirette che ho visto, che ho vissuto, poi quando vanno a ritroso però i NAS funzionano. Cioè frigorifero o non frigorifero, no? Il problema è che in Italia non è che loro devono dimostrare che hai sbagliato, sei tu che devi dimostrare di non aver sbagliato, per cui parti già che sei colpevole. Poi la filiera si scopre tutto, se è stato il frigo troveranno... Sì, ma andranno a fare il termometro, cioè, il termometro non funziona. Il colpevole si trova poi nella frode alimentare o nell'infezione o se hai mandato qualcuno in ospedale col cacioricotto, cioè alla fine... E il fatto è che tutto è basato sull'autocertificazione, a noi, stavamo scherzando fuori, sembra strano perché ragioniamo da italiani, ma per alcune nazioni europee neanche farebbero le domande che facciamo noi, cioè per loro è proprio assurdo pensarci, però di contro c'è anche da dire che se andiamo nel mondo della ristorazione normale, spesso all'estero, un ufficiale sanitario italiano morirebbe 500 metri prima del ristorante. Perché ci sono delle cose assurde, delle deroghe, per cui alla fine quelli che più si attengono, stranamente, sono proprio gli italiani. E ti deve anche far pensare quando gli scandali alimentari, certo, quasi sempre sul territorio italiano, ma io lo vedo come un bicchiere mezzo pieno, vuol dire che da noi i controlli li fanno. Sì, sì, funzionano. Perché non ci credo che in Francia non trovano un tir con i formaggi avariati o la pasta avariata. Per cui probabilmente forse dovremmo iniziare a ragionare col bicchiere mezzo pieno, che forse in alcune cose in effetti siamo più seri, cioè alla dogana fermiamo, scopriamo. Sì, sì, sì. Questo sì, opinione, sì, personale. Grazie.
Bentornati, adesso affronteremo un po' di tematiche riguardanti l'industria conserviera, mentre domani saremo insieme tutta la giornata per trattare l'industria enologica. Cominciamo subito con la definizione di conserve, o meglio, mettiamo in evidenza che le conserve, anche se le pensiamo solitamente soltanto vegetali, esistono anche le conserve animali. E quindi che appunto possono essere conservati più o meno a lungo a seconda dei processi di conservazione a cui vengono sottoposti. E quindi lo scopo della conservazione è proprio proteggere questi alimenti di origine appunto animale o vegetale dalle alterazioni e quindi prolungare la loro commestibilità nel tempo. Quindi lo scopo appunto della conservazione in realtà non soltanto mantenere la commestibilità, ma anche conservare tutte le proprietà intrinseche dell'alimento stesso, per cui poterlo utilizzare più in là, diciamo appunto nel tempo in cui viene prodotto. Un esempio diciamo, emblematico proprio è la conservazione del latte alimentare. Quindi il latte appena munto non ha necessità di nessun trattamento, ma la sua vita è molto breve, per cui si altera diciamo, in modo molto facilmente, vista la sua carica microbica intrinseca. Mentre trasformandolo semplicemente anche diciamo, una semplice fermentazione, quindi facendolo diventare uno yogurt, o meglio ancora trasformandolo poi diciamo, in un formaggio, la sua shelf life si allunga di tantissimo. E per cui diventa utilizzabile a distanza di giorni o di mesi. In realtà l'industria conserviera in modo diciamo, empirico è nata già nel Medioevo, dove appunto venivano stoccati diciamo, nelle ghiacciaie i vari prodotti freschi, quindi costruiti semplicemente con del ghiaccio e con la neve. Però diciamo, comunque ci si rendeva conto che c'erano delle problematiche nella conservazione, per esempio nella conservazione dei cereali spesso si sviluppavano delle muffe. Il vero diciamo, inventore delle conserve fu un francese che nell'Ottocento era un pasticcere e intuì diciamo, una serie di ragionamenti che riusciva a conservare meglio le sue creme se le chiudeva in un barattolo e le metteva a bollire. Quindi in un certo modo, anche se in modo empirico, capì diciamo, la tecnologia della sterilizzazione, che quindi il trattamento termico aumentava la vita di questi suoi prodotti. Questo signore si chiamava Nicolas Appert, infatti per un molto tempo le prime conserve venivano chiamate appertizzati, proprio dal suo diciamo, inventore. Diciamo, in Italia nel 1856 ci fu la prima produzione di piselli in scatola, quindi il primo diciamo, conserva prodotto in Italia sono stati i piselli in scatola, per poi passare subito alla produzione delle passate di pomodoro, che sicuramente sono la conserva che utilizziamo più spesso. Quindi quali sono le tecniche per conservare gli alimenti? Esistono tecniche basate su processi chimici, su processi chimico-fisici, processi fisici e processi biologici. I processi chimici sono semplicemente l'aggiunta di conservanti o di acidificanti, perché andando a modificare appunto l'acidità del prodotto, questo come vedremo meglio in avanti, si conserva di più. Un altro procedimento chimico è invece la modificazione dell'atmosfera gassosa che circonda il prodotto. Non so se avete utilizzato l'insalata di quarta gamma, ovvero l'insalata già tagliata in busta. La busta si presenta gonfia. Si presenta gonfia perché all'interno di quella busta è stato aggiunto un gas con una composizione ben precisa, che fa in modo da rallentare tutti i processi biochimici all'interno sulla foglia dell'insalata in questo caso, per cui la conserva di più. E quindi questo è comunque un metodo di conservazione. Tra i processi chimico-fisici abbiamo quelli che vanno a abbassare il valore dell'attività dell'acqua, che sono adesso spiegheremo che cosa è l'attività dell'acqua, comunque sono la fumicatura, la salatura, quindi l'aggiunta di zucchero, o l'essiccamento e il congelamento. Tra i processi fisici invece abbiamo riscaldamento e raffreddamento, quindi tutte le operazioni di pastorizzazione e sterilizzazione, quindi andando ad abbattere la carica microbica fanno sì che c'è un prolungamento della durata, quindi della vita del prodotto, ugualmente quindi il congelamento e la refrigerazione, anche se come ho detto stamattina bisogna considerare che il congelamento e la refrigerazione non abbatte la carica microbica ma soltanto rallenta la fase di sviluppo.
E poi ci sono le radiazioni, UV, beta e gamma radiazioni che vengono utilizzate molto per esempio sulle patate, sulle cipolle e quindi per evitare queste germoglino. E infine i processi biologici sono la fermentazione. Come ho detto prima, lo yogurt è un classico esempio in cui la fermentazione, quindi trasformando il prodotto in un prodotto simile, quindi dal latte allo yogurt, abbiamo allungato il tempo, la vita del latte stesso. O le fermentazioni che avvengono all'interno dei salumi, quindi stiamo conservando la carne grazie a una fermentazione. Come dicevo, quindi abbiamo parlato prima di processi chimico-fisici che vanno ad abbassare il valore dell'attività dell'acqua. Cos'è questa attività dell'acqua? L'attività dell'acqua dal punto di vista puramente descrittivo è un indice relativo alla quantità di acqua che c'è in un determinato prodotto che è libera da legami chimici o con legami con altri componenti. Si indica col simbolo AW ed è compreso tra 0 e 1. 0, 1 è il valore dell'attività dell'acqua pura, quindi l'acqua non ha nessun soluto all'interno, quindi non ha legami chimici con altre sostanze e quindi è tutta acqua disponibile per i processi metabolici. Quindi per intenderci, i processi che possono essere sfruttati da un eventuale batterio o da un eventuale lievito per il suo metabolismo. Mentre 0, non vi è acqua libera. Chimicamente è il rapporto, la formula che ne descrive l'attività dell'acqua, il rapporto tra la pressione di vapore dell'acqua all'interno del prodotto e la pressione di vapore dell'acqua pura. L'aspetto importante quindi è la quantità di acqua che appunto è libera da legami, per cui può essere utilizzata per il processo metabolici dei diversi microrganismi. Per cui non interessa a noi la quantità di acqua totale in assoluto che c'è presente in un alimento, ma appunto la quantità di acqua disponibile. Per farvi un esempio, la frutta e la marmellata. Noi aggiungiamo, per fare la marmellata, aggiungiamo semplicemente lo zucchero. Cosa fa lo zucchero? Lo zucchero va a fare un legame chimico con l'acqua, per cui la marmellata si conserva di più rispetto alla frutta, quindi non trasformata in marmellata, semplicemente perché lo zucchero va a sottrarre acqua disponibile ai muffe, ai lieviti e ai batteri per le loro attività microbiche. Stessa cosa fa l'aggiunta di sale e stessa cosa fa la fumicazione, in realtà in quel caso perché toglie l'acqua. Questo è proprio l'esempio appunto che vi dicevo tra il frutto in sé e la marmellata. Questa tabella rappresenta i valori di attività dell'acqua al di sotto del quale alcuni microrganismi non riescono più a svilupparsi. Vedete, i batteri, basta abbassare il valore di attività dell'acqua al di sotto di 0,90, per cui non riescono più a svilupparsi, mentre i più resistenti sono le muffe e i lieviti, che riescono a svilupparsi anche in prodotti con tenori di attività dell'acqua molto, molto bassi. Se ci pensate, la muffa si sviluppa molto anche sul cereale secco, per cui ci rendiamo conto che c'è pochissima umidità e nonostante tutto riesce a svilupparsi. Nella parte più bassa della tabella abbiamo più o meno i valori di attività dell'acqua di alcuni prodotti, vedete frutta, verdura, succhi di frutta, uova, carne, circa 0,97, quindi c'è una grossa quantità di attività dell'acqua, quindi una grossa frazione di acqua disponibile per questi processi metabolici, infatti sono anche i prodotti che si digeriscono più facilmente. Quindi andiamo a vedere come vengono classificati i prodotti conservati. Abbiamo una prima classificazione che è quella tra conserve e semiconserve. Le conserve sono tutti quei prodotti trattati in modo da essere conservati a temperatura ambiente per un lungo tempo. E per definizione quindi si definiscono conserve i prodotti la cui conservazione è tenuta mediante l'impiego combinato di due tecniche, ovvero quella della chiusura in contenitori ermetici ai gas, per cui che possa essere la banda stagnata o un barattolo di vetro, per cui sia chiuso in questo contenitore ermetico, e la seconda condizione per definire una conserva è che abbia subito un trattamento termico o un altro trattamento che sia in grado di disattivare irreversibilmente gli enzimi e di distruggere i microrganismi che possono alterare l'alimento. Quindi è un trattamento termico molto drastico perché appunto, come ho detto, deve distruggere completamente i microrganismi dannosi che possono alterare l'alimento e disattivare gli enzimi, quindi quelle molecole che comunque vanno a catalizzare reazioni di deperimento. Esempio, il latte sterilizzato.
quindi il latte è quello che chiamiamo UHT nel classico tetrapack, la carne in scatola, le sardine sott'olio in scatola, quindi sono, queste sono classiche conserve. E si possono classificare anche a base al valore di pH, quindi sono classificate le conserve con valore di pH di sotto del valore 4,5 e conserve con pH maggiore di 4,5. Perché proprio questo valore 4,5? Perché il valore è al di sotto del di pH, al di sotto del quale non si riescono a sviluppare le spore del botulino, per cui è un fattore molto discriminante, che può influenzare poi, come vedremo, anche il trattamento termico che si può fare a una conserva, a un prodotto, in funzione, diciamo, appunto del valore di pH. Diciamo, questa tabella infatti vuole mettere in evidenza proprio questo, ovvero i prodotti con valore di pH maggiore di 4,5 vanno sicuramente sterilizzati, ovvero che devono subire un trattamento termico che abbia una temperatura maggiore di 110 gradi centigradi, in modo da distruggere tutti i batteri mesofili, ma anche le spore, il batterio del botulino. Possono subire anche un trattamento di pastorizzazione, però in questo caso, come diciamo, subendo soltanto il trattamento di pastorizzazione restano attive le spore del botulino. Mentre per gli alimenti con pH inferiore a 4,5, già col semplice trattamento di pastorizzazione abbiamo, diciamo, un alimento sicuro, perché appunto con pH minore di 4,5 le spore del botulino non riescono a svilupparsi, quindi restano presenti, però non riescono a svilupparsi. Invece poi abbiamo le semiconserve, ovvero che sono quei prodotti trattati in modo da essere conservabili per breve tempo e solo in determinate condizioni di temperatura, di umidità e di pressione. Infatti, diciamo, si definiscono semiconserve quei prodotti la cui conservabilità è garantita dal ricorso a particolari accorgimenti in aggiunta al trattamento di base. Anche le semiconserve si classificano quindi in semiconserve con pH maggiore di 4,5. Solitamente queste sono pastorizzate e sono ottenute mediante l'impiego, sempre in questa, come per le conserve, di questa tecnica dovuta quindi alla chiusura in un contenitore ermetico, che poi abbiamo detto può essere sia il vetro, sia la banda stagnata, il cartone, diciamo, del tetrapack e così via, ma che ha subito un trattamento termico, ed è qui la differenza rispetto alla conserva, che è in grado di distruggere, di disattivare reversibilmente gli enzimi e di distruggere la maggior parte dei microrganismi, quindi non tutti, soltanto la maggior parte. Quindi farà in modo che questo latte, questo prodotto sia conservabile, ma sicuramente meno rispetto a quello della conserva. Quindi, per farvi restare impresso il caso della conserva, della semiconserva, il latte UHT, che solitamente dura 3 mesi, è una conserva. Il latte pastorizzato fresco è una semiconserva, perché va conservato in frigorifero, per cui non lo possiamo conservare fuori dal frigorifero. Infatti solitamente le semiconserve riportano una dicitura conservare a temperatura inferiore ai 5 gradi. Oltre alle semiconserve quindi con valore di pH maggiore di 4,5, abbiamo le semiconserve con qualsiasi valore di pH, e in questo caso la conservabilità è garantita grazie all'aggiunta di sostanze inibitrici allo sviluppo microbico o con processi in grado di dare delle caratteristiche protettive all'alimento stesso, come abbiamo detto prima, per esempio il caso della fermentazione, che quindi va a modificare il prodotto aumentando la conservabilità. Quindi ritorna per esempio il caso dello yogurt. In questa realtà categoria di semiconserve vanno anche tutti gli altri alimenti essiccati, congelati, liofilizzati o con aggiunta di sali, quindi i prodotti sotto sale, gli affumicati, i prodotti sotto alcol, quindi sono considerate delle semiconserve con qualsiasi valore di pH, perché in questo caso a conservare questi prodotti ci sono queste sostanze inibitrici allo sviluppo microbico. Posso andare avanti, vedo che prendete appunti. Okay. Quindi, quali sono i sistemi più utilizzati di conservazione?
si può, quindi tra i sistemi fisici abbiamo, possiamo vedere che abbiamo quelli che utilizzano il controllo, diciamo, della temperatura, che quindi questa temperatura può essere alta o bassa. I metodi fisici, diciamo, che utilizzano l'alta temperatura sono, appunto, abbiamo detto, la pastorizzazione e la sterilizzazione. Quindi esempi di conserve pastorizzate sono il latte, le bibite, la birra, qua riporta anche il vino, per intenderci il vino in tetrapack, senza fare nomi. sì, perché sono sicuramente dei prodotti di basso profilo qualitativo. E la sterilizzazione, quindi ancora una volta il latte, le conserve vegetali, le conserve animali, sono tutte conserve sterilizzate. Quindi che subiscono un trattamento termico più drastico, dopo vediamo proprio i parametri. Mentre tra invece l'utilizzo delle basse temperature abbiamo sicuramente la refrigerazione, il congelamento e la surgelazione. Quindi molto utilizzati sono gli ortofrutticoli, la pesce, il carne, e la carne e i piatti pronti. Mentre i metodi fisici che agiscono andando invece a controllare il contenuto di acqua, abbiamo visto prima in realtà il contenuto dell'attività dell'acqua, abbiamo i metodi per disidratazione, quindi l'essiccamento e la liofilizzazione, i metodi per concentrazione, pensiamo per esempio alle conserve di pomodoro, al latte, i metodi per irraggiamento, come abbiamo detto prima, riguardano soprattutto patate, aglio e cipolle, che vanno ad inibire, diciamo, il germogliamento del prodotto stesso, e le atmosfere controllate o atmosfere modificate, come vi ho fatto prima l'esempio, diciamo, dell'insalata di quarta gamma, la busta si presenta gonfia perché c'è una composizione di gas ben studiata all'interno di quella busta. E poi abbiamo, come abbiamo detto, i metodi chimici, che utilizzano sostanze naturali, quindi semplicemente l'aggiunta di sale, zucchero, olio, aceto, alcol oppure la affumicatura, e l'aggiunta di additivi chimici come conservanti, quindi additivi antiossidanti, antimicrobici o conservanti secondari. Quindi si vengono utilizzati molto anche nelle conserve vegetali, nei succhi di frutta e così via. Quindi questa è, diciamo, l'introduzione sulle conserve. Andiamo nello specifico ad analizzare le conserve vegetali. Questo è uno schema generale per la produzione delle conserve vegetali. Cioè, innanzitutto, quindi, che sia questo uno stabilimento di grosse dimensioni, che sia diciamo, la cucina di casa nostra, il procedimento più o meno è lo stesso, ovvero c'è il ricevimento di un prodotto fresco che viene stoccato per un determinato periodo di tempo, generalmente breve, per evitare, appunto, che già sul prodotto fresco si instaurino delle trasformazioni dovute a fermentazioni o altre alterazioni microbiche. Poi c'è la fase di preparazione. Nella preparazione, in funzione del tipo di prodotto che andiamo a trasformare, diciamo, ci sono diversi passaggi. Sicuramente c'è il lavaggio, la cernita, in alcuni casi c'è la calibratura e la pelatura, la snocciolatura e la detersolatura. E vi è poi successivamente un pretrattamento, quindi che riguarda diciamo, il taglio, la riduzione delle dimensioni, la scottatura, a volte anche una precottura e un'evaporazione, e quindi una parziale concentrazione in pratica. Dopodiché c'è il confezionamento, e questo prodotto, quindi, una volta confezionato, viene chiuso e trattato termicamente, per cui il processo termico è, quindi, quello che diciamo, estremamente importante per ridurre la carica microbica, avviene una volta che il contenitore è già chiuso. In questo modo, quindi, non abbiamo ulteriori possibilità di ricontaminazione del prodotto una volta contaminato. Ovviamente poi c'è la fase di raffreddamento di questi, diciamo, di questi contenitori, che vengono poi stoccati e distribuiti al consumo. Magari chi fa le conserve a casa tutte queste operazioni le fanno senza nemmeno rendersene conto, mentre nelle industrie c'hanno dei tempi e delle caratteristiche molto particolari. Infatti qua vedete preriscaldamento, è una tecnica, appunto, che serve per due motivi innanzitutto, sia per far adattare il contenitore allo sbalzo termico che subirà. Prendete per esempio il caso del vetro: se subisce uno shock termico troppo alto si può rompere, ma serve anche, diciamo, alle industrie per, come una fase di preparatoria, anche a scopo di risparmio energetico per la successiva fase di trattamento termico del prodotto stesso. Quindi andiamo ad analizzare queste diverse fasi. Come dicevo, quindi, il prodotto arriva fresco all'industria di trasformazione, che deve essere stoccato per il minor tempo possibile,
appunto per evitare che vi siano delle alterazioni sia dal punto di vista microbiologico che enzimatico all'interno del prodotto fresco. Dopodiché c'è una fase di lavaggio. La fase di lavaggio è estremamente importante perché va ad eliminare soprattutto i residui di prodotti chimici presenti sulla parte esterna del prodotto, e oltre ad eliminare altre sostanze che possono essere presenti casualmente all'interno della materia prima, che sono foglie, pietre, terriccio e così via. Nel caso dei legumi secchi, più che del lavaggio si parla di ventilazione. Viene utilizzata aria quindi per rimuovere tutta questa solitamente terriccio e polveri. La tecnica del lavaggio può essere fatta in diversi modi, che dipende sia dalle tecnologie a disposizione dell'azienda, sia dal prodotto che si va a trattare, se è più delicato o meno delicato. Infatti il lavaggio può essere fatto o per immersione semplice, quindi semplicemente immergendo il prodotto in una vasca contenente acqua, immersione con agitazione, quindi per prodotti anche un po' più resistenti, per cui che subiscono meno il danno meccanico dall'agitazione stesso. Qui c'è il caso per esempio delle patate e delle carote, o per aspersione, dove appunto vi sono dei getti d'acqua che sotto pressione che vanno a colpire il prodotto. È sicuramente la tecnica più efficace, ma vi rendete conto che non è utilizzabile per prodotti molto delicati. Spesso invece si utilizza anche una combinazione delle tre tecniche. Questi prodotti solitamente vengono trasportati dalle nastri dei trasportatori che sono a rete o a tavoli vibranti o a rulli. Alcuni di questi, per esempio quelli a rete e quelli a rulli, consentono anche poi una fase di sgocciolamento del prodotto stesso. Dopodiché vi è la fase della cernita, dove i prodotti praticamente vengono separati, sia vengono eliminati magari eventuali prodotti difettati, ammalati e così via, ma possono essere divisi anche per la pezzatura, quindi per la loro dimensione e per il grado di maturazione. Negli impianti moderni questa operazione avviene tutta in automatico grazie a delle cellule fotoelettriche, ovvero dei sensori che riescono ad individuare il prodotto difettato e lo deviano su un'altra catena rullo trasportatore, per cui questi prodotti a un certo punto si dividono. In alcuni tipi di aziende viene fatta anche la calibratura. La calibratura quindi viene effettuata in base alla taglia del prodotto ed ha uno scopo sia di omogeneizzare il prodotto trasformato, ma spesso anche per differenziare il prodotto in due categorie commerciali. Quindi avendo giustamente dimensioni, colore diverso, i prodotti possono avere per l'azienda due valori diversi, quindi calibrate solitamente in base alla taglia e in base al colore. Per quanto riguarda la calibratura in base alla taglia, esistono dei tavoli vibranti, quindi dei serie di ripiani metallici vibranti con delle maglie di diverse dimensioni che ovviamente fanno man mano cadere in nastri di trasportatore diversi, in recipienti diversi, i prodotti di diversa dimensione. Oppure esistono i calibratori a tamburo rotante, quindi con dei cilindri metallici che girano intorno al proprio asse con dei fori che quindi catturano i prodotti di diverse dimensioni, oppure a tappeti, quindi una serie di tappeti con delle reti metalliche con dei fori, quindi di diametro diverso, che fanno appunto cadere il prodotto. Questo per esempio invece che vedete in immagine è un separatore a rulli. Come vedete la distanza tra i rulli è prima più piccola e poi sempre più grande, per cui il prodotto passa al di sopra dei rulli e quindi quando raggiunge il rullo che gli consente di passare verso il basso viene automaticamente separato. Ci sono poi altre tecniche per densità a file divergenti che invece sono meno utilizzate. Quindi una volta effettuata la cernita c'è un'operazione di mondatura e snocciolatura. La mondatura e la snocciolatura in pratica vanno a eliminare le parti non edibili, quindi sia peduncolo, graspi, buccia o parti alterate, e sia le parti abbiamo detto il nocciolo che non ci serve. Sono sia macchine in grado anche di farlo in modo meccanicamente, ma molte aziende fanno questa operazione più in modo
manuale. Da questa fase si passa alla fase di pelatura. La pelatura dobbiamo considerare che provoca comunque una perdita che va dal 5 al 25%, ovviamente in base allo spessore della buccia. Attualmente è una tecnica completamente meccanizzata. E le tecniche industriali, diciamo, sono molto simili anche a quelle che facciamo a casa. Per esempio c'è la pelatura alla fiamma che viene utilizzata per i peperoni, per le cipolle, così come la facciamo a casa. Ovviamente qui sono temperature un po' diverse, vengono utilizzate temperature 700-800 gradi per pochi secondi, da 2 a 5 secondi, con appositi bruciatori. E poi la buccia, invece di essere allontanata a mano, vengono utilizzati dei getti d'acqua sotto pressione che quindi fanno distaccare, diciamo, con azione meccanica dell'acqua, la buccia dai prodotti. Molto utilizzata invece anche la pelatura a vapore, utilizzata per patate, carote e altri ortaggi a buccia spesso. Perché cosa succede? Viene insufflato, diciamo, in questa camera del vapore ad alta pressione, per cui il vapore penetra subito al di sotto della, diciamo, attraverso il prodotto, penetra attraverso la buccia e la distacca dal prodotto stesso. Questa è una tecnica anche, diciamo, poco invasiva, perché, diciamo, altera di poco il prodotto stesso. Un'altra tecnica invece molto utilizzata è l'aspersione in soda. Come funziona in pratica? I prodotti vengono immersi in una soluzione di acqua e soda. Questa tecnica è molto utilizzata per le pesche. Una soluzione di all'1 2% di soda a temperature che vanno tra i 40 e i 90 gradi, per un brevissimo tempo in realtà, tra 10 e 90 secondi. Quindi cosa succede? Che la soda, appunto, provoca il distacco della buccia e quindi poi viene effettuato un lavaggio, solitamente oltre al lavaggio con acqua anche con acido citrico, in modo, come dicevamo stamattina, di eliminare i residui di soda presenti sul prodotto stesso. E questa tecnica, diciamo, è poco utilizzata sui frutti rossi, perché la soda fa cambiare il colore del frutto rosso da rosso, appunto, a blu violaceo, per cui è anche sgradevole da vedere. Un'altra tecnica invece molto utilizzata è anche quella per abrasione. Cioè, immaginate che esistono questi rulli che sono costituiti da un materiale abrasivo tipo la carta vetrata, per intenderci, per cui il frutto, rotolando sopra questi nastri trasportatori abrasivi, si toglie, appunto, la buccia. E invece c'è anche una tecnica invece molto utilizzata per i pomodori, che è la pelatura enzimatica. Cosa fa questa pelatura enzimatica? Praticamente attiva degli enzimi pectolitici che vanno a tagliare il legame che c'è tra la buccia e la polpa del pomodoro. Per attivare questi enzimi viene fatto un trattamento con una soluzione di cloruro di calcio in acqua a 45 gradi per 15-20 minuti. Quindi questa reazione chimica facilita il distacco della buccia. Ultima tecnica di pelatura è quella per la scottatura, che forse è quella che facciamo a casa noi per i pomodori. Quindi viene messa in acqua bollente, solitamente in realtà si usa più il vapore, come dicevo, un po' meno invasivo, cioè, o meglio, fa un trattamento termico meno drastico al prodotto stesso. E dopodiché, quindi, rimettendo il prodotto in acqua fredda, vi è il distacco della buccia.